Allora, è semplicissimo, sono 500 g di farina 00, 3 uova, un pizzico di sale e 2 gusci d'uovo pieni d'acqua, quella è la misura. Ripeto, 500 g di farina 00, 3 uova intere e i 2 gusci di uova pieni d'acqua. Adesso che è riposato, andiamo a fare la nostra sfoglia. Pronto? Sì, pronto. Pronto, ciao Simona. Buonasera a lei, buonasera. Sono Franca da Cosenza. Buonasera Franca, buonasera. Ho chiamato altre volte. Ci fa piacere volevo risentirla. Volevo fare un appunto a vuoto. Sì, prego. Com'è? Io amo tantissimo il pesce. E dovrei mangiarmi 3 o 4 volte a settimana per stare di dieta. Però questi prezzi nelle pescherie scappo via, perché devo mangiare solamente acciughe continuamente. Un pesce azzurro. È possibile che un chilo di seppie e 4 gallinelle l'ho pagato 45 euro? Posso risponderle in tutta onestà? No, signora. Mi raccomando però. No, no, ha sbagliato pescheria, signora. Dove è stata, signora, in gioielleria? Perché veramente non ci sono andata, io che avevo mio marito. Però, quando vanno i mariti, signora, io... adesso non voglio sembrare di parte, signora. Io fino a sabato ho venduto le seppie a 18 euro al chilo. Vive. Punto, le ho detto tutto. Come devo fare per raggiungerla, per venire a comprare da lì? A Vibo, dovrebbe andare in Laguna Blu, dove chi sceglie sei tu, però non so se ce la farà ad arrivare a Vibo, ma perché no? Da Cosenza, insomma, non ma è molto... Da Cosenza si può. Certo, non è molto lontano. Potrei poi congelarlo, perché mica posso mangiare più pesce che compro. Comunque, signora, ecco, io sconsiglio a tutti di comprare pesce fresco e congelarlo, perché una volta che lei lo scongela, non è più pesce fresco, lei sta mangiando però pesce congelato. Fare tanti chilometri per mangiarlo solamente una volta? No, signora, ma lei basta che viene un sabato con suo marito, prende il pesce, mangia un gelato a pizzo, viene a vedere il castello aragonese, non deve venire solo ed esclusivamente. Che visione romantica! Fa una passeggiata romantica sul lungomare. Ha capito, signora? Ecco! Beautiful! Una bella idea, sicuramente adesso pensi alla bella stessa. Infatti, cara signora, noi la ringraziamo e grazie. La salutiamo. Poi volevo chiederle un altro. Mi hanno detto delle pesce spatola. Sì. Fa i vermi, è vero? No, signora. Lei mi segua e io le eccolo lì, ce l'ha davanti a lei, signora. Non so se è il nostro amico. L'ho visto, ecco perché mi è venuto in mente questa cosa. No, signora. Sono tutte notizie tendenziose. E false, ecco. Va bene, che la signora, arrivederci. Che ha questi batteri che si trasformano poi in vermi. No, signora. Neghiamo. Va bene, signora, io la saluto e continuo. Grazie mille. A presto, Grazie, arrivederci. Ecco, tu usi sempre, facciamoli vedere questi. Questi sono, si chiamano coppa pasta. Che le nostre amiche possono trovare in tutti i negozi di casalinghi. Servono, questa è la misura più grande, perché dopo noi andremo a piegare per le mezzelune. Adesso Simona, per te quanti ne faccio? 24? Ma sì, ecco, come minimo, anche no, 48. Giusto per regolarmi. Ma nel caso poi abbiamo altre uova in frigo, quindi ne possiamo fare altre. Sì, possiamo impastarne quanti ne vogliamo. Perfetto. Allora, il nostro ripieno è pronto, è ecco, quasi Antonio, freddo. Ecco, Antonio, ti ho chiesto del perché hai scelto, come ti è nata la passione per la cucina, però non ti ho chiesto perché poi ti sei imbarcato sulle navi da crociera. Come questo è successivamente avvenuto? Sì, successivamente. Tu sei stato uno dei cuochi di una nota nave da crociera per quanti anni? No, 35. Ah, vabbè, qualche giorno, giusto così. Sì, giusto. Quindi, insomma, oltre ad aver girato il mondo... No, io ti devo dire, io ho incominciato sulle navi da crociera non facendo il cuoco, lavando le pentole, e lo dico sempre ad alta voce, e me ne vanto. Io sono partito dalla gavetta, ho lavato le pentole, poi ho fatto l'assistente, che una volta si chiamava il garzone di cucina. Io ho fatto il garzone di cucina, poi terzo cuoco, secondo cuoco, primo cuoco, direttore e così via. Io vengo dalla gavetta. Questo è un messaggio importante che dobbiamo dare, perché spesso si tende a volere tutto e subito in tutti i campi, vero? No, vedi,
Io lo dico sempre a tutti i ragazzi delle nuove generazioni che vengono a trovarmi, io ne conosco tanti, un consiglio: siate umili e ricordatevi che in cucina non si finisce mai di imparare, mai. Io sto imparando tante cose nuove, semplicemente parlando con la gente. Questi involtini di spatola che faremo stasera me li ha dati una signora di Reggio che lavora sopra la mia pescheria. Hai visto? È una rappresentante. Io li facevo in un altro modo. Lei mi ha dato l'ispirazione e stasera li faremo come mi ha detto questa carissima signora di Reggio. Hai visto? Benissimo. Bravo Antonio, questo mi sembra veramente un bel messaggio che tu stai dando, soprattutto l'umiltà. E con l'umiltà andiamo a descrivere come stai facendo questa pasta, perché sto vedendo che stai passando dal più piccolo... No, dal più grande. Dal più grande al più piccolo. Arriviamo quasi a metà. Che spessore lasci tu? Possiamo calcolarlo 2 mm? 2 mm. Simona, vuoi dare una giratina? Sì. Alla salsa gentilmente, magari abbasso un pochino, sì, visto che sei la più vicina. Tu continua con le mezzelune, sì, con le nostre mezzelune, perché poi con questa pasta faremo delle altre cosettine. Pronto. Buonasera. Buonasera a lei, signora. Buonasera signor Antonio. Buonasera signora. Cara signora, un pochino il volume del televisore dovrebbe abbassare. Ah, siccome no. Grazie. Vediamo. Ecco qua, prego. Allora, volevo dire alla signora che ha detto che nella spatola ci sono i vermi. Le assicuro che non ci sono, perché è un pesce buonissimo. Ma da dove nasce questa cosa dei vermi? Io non la sapevo. Non è possibile, perché io lo compro, lo faccio sempre. Eppure a Reggio Calabria io veramente l'ho conosciuto questo pesce. E non fa i vermi, e questa è una notizia che anche il nostro Antonio ha smentito. No, sì, appunto. Categoricamente. Categoricamente. Va bene, cara signora, grazie per la nostra la precisazione. Abbiamo la pubblicità, tra pochissimo. Arrivederci, arrivederci.